Un flusso di corrente atlantica interessa la regione e lo farà anche nel fine settimana. Per sabato prevediamo che tale flusso abbia caratteristiche di aria abbastanza asciutta su pianura e costa, con cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile sulla pianura. Più nubi invece sono previste in montagna, anche se la probabilità di locali precipitazioni rimane molto bassa, limitata essenzialmente alla fascia prealpina. Temperature rimangono stazionarie o forse in lieve calo le massime, che comunque supereranno i 15 gradi in pianura, 13 circa lungo la costa, dove soffierà a tratti vento da sud debole o moderato nel corso del pomeriggio. Sarà possibile anche qualche locale foschio o banco di nebbia nelle ore notturne. Domenica il flusso atlantico si disporrà da ovest-sud-ovest e sarà più umido, specialmente gli strati medio-bassi dell'atmosfera, quindi ci aspetta un cielo da nuvoloso su pianura e costa, coperto a tratti in montagna, specie la fascia prealpina, con maggiori schiarite sulla costa e anche in quota. Le temperature caleranno leggermente nei valori massimi, attestandosi intorno ai 12-13 gradi su pianura e costa, le minime rimangono stazionarie. Per quanto concerne le precipitazioni, la probabilità rimane comunque piuttosto contenuta e anche in questo caso limitata. Qualche debole pioggia più probabile sulla fascia prealpina. Un veloce peggioramento arriverà invece nella giornata di lunedì per il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, con veloci rovesci o temporali su pianura e costa nel corso della giornata, seguiti da una temporanea fase di bora sulla costa e un calo delle temperature più deciso verso sera. In montagna variabilità al mattino, poi schiarite e venti sostenuti da nord o nord-est e anche piuttosto freddi. E dall'Osservatorio Meteo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta.